se smetto di fare Krav Maga per 5 anni, poi perdo tutto? Allora, questa domanda mi è stata rivolta molto spesso, soprattutto da studenti che sono dovuti poi partire per studiare o per lavorare. Il periodo può essere un po' più lungo o un po' più corto, ma l'arco temporale di 5 anni ben rappresenta l'idea che in qualche modo hai perso abitudine a fare qualcosa, quindi hai il timore giustificato che quel tipo di abilità non è più tua. La risposta breve è no, non perdi niente o quasi niente. Magari avrai un po' di ruggine, ma è qualcosa che dopo qualche mese di pratica togli via e comunque non pregiudica la funzionalità del sistema. Per spiegarti il perché, devo introdurti tre aspetti della pratica del Krav Maga. Il primo è quello della tecnica vera e propria. Le nostre tecniche si basano su quelle che sono delle le nostre tecniche si basano su quelli che sono dei riflessi naturali sotto stress e su dei movimenti naturali del corpo umano in situazioni di combattimento. Il che vuol dire che la memoria corporea è qualcosa di molto vicino a quello che tu impari quando impari ad arrampicarti, o impari quando vai in bicicletta, o impari anche quando impari a guidare. È possibile, certo, che se sono 10 anni che non guidi o se guidi una macchina diversa da quella a cui sei abituato, magari passando dal cambio manuale al cambio automatico, hai dei momenti di impasse, ma sicuramente non dimentichi completamente il sistema e quindi sei in grado comunque di essere funzionale in quel tipo particolare di area e di abilità. Il secondo aspetto è il set mentale. Il Krav Maga forma un determinato set mentale che è estremamente proattivo ed è estremamente attento a quelli che sono gli elementi del contesto per individuare quella che è la soluzione più semplice, più logica e a minor dispendio energetico. Questo tipo di mentalità, una volta che la persona l'ha acquisita, non passa più. Ed è qualcosa che in verità fa parte dei grandi vantaggi della pratica del Krav Maga, perché ne hai una ricaduta tutti i giorni della tua vita. Il terzo elemento riguarda la logica del sistema, ovvero la razionalità, le scelte che stanno dietro l'esecuzione di determinate tecniche in relazione a una determinata problematica. Il che vuol dire che se uno pratica sufficientemente a lungo il Krav Maga, ha in possesso il kit base per poter risolvere qualsiasi problematica. È un po' come le vecchie scatole dei mattoncini Lego. Hai tutti gli elementi che ti servono per costruire qualsiasi cosa. Per cui, anche se affronti, chiaramente a livello teorico, un problema nuovo, sei in grado di immaginare quella che può essere la soluzione più razionale e allenarla. Contestualmente, chiaramente, funzionerà quello che hai già allenato e già automatizzato. Per cui, concludendo, 5 anni non sono un problema se hai fatto un buon Krav Maga e l'hai fatto per sufficiente tempo. Se invece l'hai dimenticato, non mi preoccuperei lo stesso, vuol dire che non hai fatto Krav Maga.